Morgan si trova in cattive acque. Infatti è accusato di minacce e di fatti molto gravi nei confronti di Angelica Schiatti. Ma ecco quale dettaglio inquietante è sfuggito all'attenzione. In questi giorni Morgan è nella bufera per la vicenda che lo vede sotto processo per stalking e diffamazione ai danni della sua ex fidanzata Angelica Schiatti. Ma cosa ha fatto di peggio? Ecco tutti i dettagli. Morgan è un artista di certo non nuovo a polemiche e scandali. Nel 2020 ha cambiato un testo in concorso al Festival di Sanremo causando l'uscita di scena del collega Bugo. L'anno scorso, durante il concerto Lezione Segnali di Vita e Arte a Selinunte se l'è presa con uno spettatore gridandogli bruttissime parole. Ma ora che altro ha combinato? Morgan si è spinto molto in là, ecco l'azione imperdonabile. Il quadro delineato da quanto riportato su Il Fatto Quotidiano da Selvaggia Lucarelli non depone a favore di Morgan che da ben 4 anni perseguiterebbe impunemente la sua ex fidanzata. Il VIP e Angelica Schiatti si erano incontrati nel 2014 e si erano frequentati per un po'. 5 anni dopo hanno riallacciato i rapporti ma la loro storia si è chiusa in 3 mesi. Nel 2020 la cantautrice ha presentato querela e ha ottenuto l'attivazione del codice rosso ma niente di concreto è stato fatto fino a questo momento per proteggerla. Marco Castoldi avrebbe rivolto insulti e minacce a lei, ai suoi familiari e al nuovo fidanzato Calcutta. Le avrebbe scritto che avrebbe pubblicato online un suo video erotico e avrebbe inviato in una chat una foto dell'artista senza vestiti. Avrebbe persino assoldato 2 ragazzi, di cui uno pregiudicato, perché sequestrassero la giovane e gliela portassero. In seguito pare abbia preso in affitto una casa a pochi metri dall'ex per continuare a controllarla. Per quanto riguarda il processo l'udienza è fissata per il prossimo 13 settembre. Gli avvocati del cantante vorrebbero un accordo, mentre la controparte è determinata ad andare a processo. Nel frattempo la vicenda ha ricevuto vasta eco sui media, scatenando grande indignazione. L'etichetta discografica Warner Music Italy e la RAI si sono dissociate dall'artista. L'azienda di Stato ha annunciato la sospensione di tutti gli impegni presenti e futuri. Ci sono state prese di posizione anche all'interno del mondo dello spettacolo. Oltre a Calcutta che ha interrotto i propri rapporti lavorativi con la Warner, anche altri artisti sono intervenuti. Emma Marrone ha dichiarato che sono anni che l'ex leader dei Blu Vertigo dice e fa ciò che vuole in virtù della sua conoscenza. In un mondo di Morgan siate Calcutta, ha detto la musicista. Davvero una bruttissima storia per il noto volto TV.